To mark the end of the Lenten spiritual exercises, Pope Benedict XVI addressed the Roman Curia by first thanking Father Enrico dal Covolo, who led the meditations. In nome di tutti noi qui presenti, vorrei di tutto il cuore dire grazie a lei, Don Enrico, per questi esercizi, per il modo appassionato e molto personale nel quale lei ci ha guidato nel cammino verso Cristo. The theme of this year's meditations was Lessons from God and the Church on the Priestly Vocation. The 17 meditations started with thoughts of St. Augustine, followed by a meditation on the patron saint of priests, the Cure of Ars, and closing with a discussion on the Virgin Mary as a means of understanding vocation. In his impromptu address, the Pope said the Virgin Mary shows what it is to have a listening heart, which he says sums up the entire Christian vision of humanity. L'uomo non è perfetto in sé. L'uomo ha bisogno della relazione, essere in relazione. Non nel suo cogito può cogitare tutta la realtà, ha bisogno dell'ascolto. Dell'ascolto dell'altro, soprattutto dell'altro in maiuscola, di Dio. Solo così conosce se stesso, solo così diviene se stesso. In his final remarks, Benedict XVI thanked Father Covolo for also giving a voice to the five so-called emblem priests, beginning with Ignatius of Antioch to the Venerable John Paul II. The Pope said the Lenten spiritual exercises have renewed their courage and they will now face their mission.